Stai qui, papà. Riposati, ok? Va e scatena l'inferno, figliolo. Dopo Springfield attraversai il Midwest. Ero infervorato. Avevo un solo scopo. Distruggere Roderick Metze. Ero un cacciatore. Un predatore che aveva fiutato il sangue. E la mia preda mi condusse al centro spaziale di Topeka, in Kansas. Dentro di me la fiamma ardeva più che mai, ma mi attendeva una battaglia difficile. Metz se la stava facendo sotto. Si nascondeva nel centro spaziale di massima sicurezza di Topeka. Non esisteva altro luogo sulla Terra in cui potesse nascondersi.
l'ufficio del bastardo. Si sentiva ancora il suo odore, come quello dello studio di un dentista. Da allora smisi di andarci dal dentista. Gentiluomini dell'Over Commando, l'unico modo per eliminare la resistenza americana nel Midwest è procedere con una volgare dimostrazione. Così Metz se la svignò su Venere, progettando di distruggere l'America. Non avrei lasciato che finisse così. Dovevo trovare il modo di infiltrarmi nella stazione di lancio. Forse c'era un passaggio segreto da qualche parte.
Devo cercare qualcosa in cui nascondermi. Viaggerò clandestinamente a bordo di una nave per Venere. Mentre andavo nello spazio, stavo firmando la mia condanna. Avevo un biglietto di sola andata, fine della partita per Pistolero Joe. Dovevo compiere la mia missione e continuare a combattere. Per papà, per l'America. Di essere in quel container da un'eternità. Mi faceva male dappertutto. Non capivo nemmeno quale fosse il sopra e quale il sotto. Sapevo solo che dovevo uscire, trovare mezze e impedirgli di usare il cannone del sole. Steuerung.
padre moriva di lavoro in le orribili miniere di Hillsboro. E guarda dove è arrivato grazie alla sua tenacia. 2 metri sottoterra. Mio padre era un predicatore, Joe, e di notte un gran dragone del Ku Klux Klan. Ricordo di avergli chiesto una volta: papà, come fai a sapere che i bianchi sono migliori dei negri? Mi rispose: usa quella testolina, figliuolo, un predicatore è in comunione con Dio, capisci, Joe? Dio è dalla nostra parte. Prova a fare di meglio, campione. Pistolero Joe non deve andarsene vivo da qui, avete capito? Inutili vermi! Sta calpestando il retaggio dei miei antenati con i suoi sporchi piedi! 10.000 marchi è una promozione a chi mi porterà la sua testa! Gesù Cristo onnipotente! Bastardo di un giocatore di football non è ancora morto! Fuori dei piedi! Il caldo di Venere mi faceva sudare più di un doppio allenamento ad agosto. Ricordi fugaci. Non mi era rimasto molto a cui aggrapparmi. Ero sorretto solo dai venti dell'odio. Questa si chiama giustizia poetica, Joe. Avresti condotto una vita decente se ti fossi piegato al volere del Reich. Guardati invece, sei solo un reietto che striscia per terra. Hai qualche ultima parola prima che ti uccida? Perché non avete ancora usato il cannone del sole? Il Sonnengewehr? Oh, non è ancora operativo. Queste sono le tue ultime parole, schiavo? No, sono queste. Addio, bastardo nazista. Assalì quel figlio di puttana come mi insegnò mio padre molti anni prima. Lo feci per lui e per tutti i fratelli e le sorelle che soffrirono per mano dei nazisti. Metz era morto, finalmente. E io ero conciato per le feste. Ma proprio quando pensavo che fosse finita, fu il momento dei tempi supplementari.